abbiamo deciso quest'anno di invitare in piazza la Caritas diocesana proprio per l'attività che stiamo svolgendo in prefettura, questa attività di accoglienza a ridosso di San Pietro, a ridosso del Vaticano. È stata una delle prime prefetture che ha in qualche modo accolto l'invito del Papa di farci carico delle necessità di queste persone che avevano bisogno di essere accolte. E è un'attività che coinvolge un po' tutte le 10 parrocchie della prefettura ed è un'attività che vogliamo che la gente conosca, perché molte volte queste attività rimangono un po' chiuse all'interno del presbiterio. Allora abbiamo deciso di far venire quelli della Caritas in piazza per rendere in qualche modo partecipe le persone di questa attività di accoglienza e in qualche modo anche andare ad abbattere alcuni tabù in merito al discorso dell'accoglienza, perché si fa un gran parlare di questa accoglienza come se fosse un'invasione. Invece noi abbiamo fatto veramente esperienza di persone che si integrano e che entrano a far parte di quella che è la nostra vita ordinaria, grazie proprio al servizio che la Caritas insieme con le parrocchie sta facendo in molti casi e in molte situazioni di questo genere. Quindi ci auguriamo che veramente la gente, specialmente in questa parte di Roma che tendenzialmente è un po' più in qualche modo è preoccupata del problema degli immigrati, portare in piazza non solo i volontari ma anche le immigrate che abbiamo accolto è un modo come far vedere che è possibile accogliere ed è possibile integrare in modo cristiano e anche aiutando queste persone a scoprire la verità della fede, perché una delle due ragazze che noi abbiamo accolto ha deciso di battezzarsi, ha deciso di sposarsi in chiesa, si sposerà di qui a poco e quindi far capire anche alla gente che l'accoglienza diventa anche non solo un'opera di umanità, ma anche un'opera di evangelizzazione e di in qualche modo di annuncio di quella che è la verità di Gesù Cristo. Questa attività che si svolge nell'ambito della prefettura che è stata praticamente promossa dal prefetto Don Bogoni e che praticamente ha previsto l'accoglienza di due ragazze. Questo è il secondo anno in cui noi stiamo effettuando questa attività. È stata un'attività che ci ha dato veramente tanto, molto più di quello che noi abbiamo dato alle ragazze. Abbiamo praticamente accolto queste ragazze nella casa di accoglienza presso la parrocchia di San Giuseppe, le abbiamo praticamente aiutate dal punto di vista di regolarizzazione amministrativa, dal punto di vista sanitario e dal punto di vista affettivo. Sono state ragazze che sono molto pronte ad accogliere il nostro supporto e ci hanno dato veramente delle soddisfazioni incredibili, tant'è vero che le prime due sono già avviate verso un'attività di socializzazione completa, di immissione completa nella vita sociale e le altre due sono prossime a farlo. Quindi questo praticamente ha comportato da parte nostra un sacrificio, se vogliamo, minimo, e invece ci ha dato veramente un ritorno veramente incredibile. Fanno parte della prefettura nuove parrocchie che hanno aderito entusiasticamente a questo progetto. Il progetto, come è stato detto, ha comportato il primo anno l'accoglienza di due ragazze profughe con vari problemi che erano state prima assistite direttamente dalla Caritas e poi la Caritas ce l'ha data in assistenza a noi. Hanno partecipato all'attività perlomeno un rappresentante per ogni parrocchia, un laico per ogni parrocchia. Questo ha dato subito un impulso, però poi come sempre qualcuno lascia e qualcuno rientra, però siamo riusciti in un anno a dare a queste ragazze una completa assistenza sia amministrativa, sanitaria, di avviamento al lavoro, di conoscenza dell'italiano e adesso addirittura dopo le prime due, dopo un anno di assistenza, noi non ne abbiamo più, diciamo, in carico come economicamente, ma le abbiamo in carico come affetto e come aiuto ancora, però sono indipendenti perché tutte e due lavorano, col loro lavoro si mantengono e sono andate addirittura adesso ad abitare insieme
in una casa in affitto. Un'altra già invece addirittura ha fatto un percorso ancora più bello, perché dopo aver raggiunto il battesimo, la cresima, quest'anno a settembre si sposerà con un connazionale, si sposerà. E faremo parte, sono economicamente indipendenti, tranquillamente, e questo è un risultato notevole. Devo far presente che questo impegno è veramente minimo. Essendo 9 parrocchie, il costo mensile per ogni parrocchia è stato di circa 75 euro al mese per un anno. Poi l'anno scorso abbiamo preso un secondo accordo e ci hanno dato altre due ragazze, sempre che hanno problemi sono scappate dai loro paesi e tutto quanto, però anche queste due ragazze, devo dire la verità, sono di gamba, molto preparate e già lavorano tutte e due e sono quasi ormai anche loro indipendenti.